Ancora in fase di formazione l'allineamento. Andiamo a leggerlo. 1 Red Fortier GF, 2 Parinas, 4 Potter Jet, 5 Pecchiaiolo Jet, 6 Powder Fee. Quota di 1,66 per Parinas, 3,30 Powder Fee, 3,67 Pecchiaiolo Jet. Ora cambiano ancora le quote. 1,67 comunque Parinas, nettamente favorita, cercherà di assumere subito il comando. Vedremo fase di lancio che vede impegnati proprio Parinas, Pecchiaiolo Jet e Powder Fee, i tre sulla stessa linea con Parinas che difende comunque il vantaggio del miglior numero rispetto ai rivali, sarà sotto anche TRF, Redford TRGF, così Pecchiaiolo Jet rimane scoperto all'esterno. Redford in seconda posizione, Powder Fee al largo a sua volta, 13,7 il lancio, poi Potter Jet in terza posizione alla corda, 300 completati con Parinas che continua a guidare a buona andatura e ora cerca di rallentare leggermente il ritmo, quarto comunque in 28,3 con 14,6 anche di secondo parziale. Redford TRGF rimane in scia a Parinas, Pecchiaiolo Jet scoperto al largo con in schiena Powder Fee, ha contato Potter Jet. Quintetto molto ravvicinato al completamento dei 600 in 43,6. Continua a guidare quindi a andatura sostenuta, allieva di Enrico Bellei, pur calando il ritmo nelle due frazioni successive alla prima. 58,1, ora torna ad accelerare. Primo mezzo miglio quindi davvero velocissimo. Chilometro, completati in 1,13,1, seconda posizione per Redford, scompare Pecchiaiolo Jet, ora prova ad avanzare Powder Fee, Potter Jet in terza posizione, Parinas continua a guidare a gran ritmo anche al completamento dei tre quarti di miglio, 14,5 il parziale, rimane comunque in quota Redford TRGF davanti a Potter Jet, anche Powder Fee non ha più argomenti per progredire. E al completamento della piegata, Redford rimane in schiena comunque a Parinas che spara ancora un 14,9 in retta d'arrivo. Parinas in grado di allungare ancora per sottrarsi nettamente a Redford TRGF che corre comunque molto bene in scia. Terzo posto per Potter Jet avanti a Pecchiaiolo Jet. 1,13,3 per Parinas, imbattibile questa sera. 1,68 la quota per l'allieva di Enrico Bellei e Gennaro Casillo. Triplo per Bellei e successo nettissimo di Parinas che in percorso di testa ritrova i suoi migliori motivi, vince nettamente su un Redford TRGF che si conferma in ottimo momento, mentre al terzo finisce Potter Jet.